Screening gratuiti e incontri dedicati alla prevenzione. L'unità mobile dell'ISPRO, l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, dopo una prima tappa fiorentina è arrivato a Prato, dove resterà fino al prossimo 22 settembre. Nel parcheggio del centro commerciale Parco Prato sarà possibile effettuare gratuitamente mammografie, screening della cervice uterina e per il colon retto, ma anche per l'epatite C. Non bisogna mai abbassare l'attenzione e sappiamo che ogni azione, ogni iniziativa è fondamentale per ricordare alle persone l'importanza strategica della prevenzione nel settore oncologico, perché questo può salvare veramente tante vite. Al protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ISPRO e Unicop Firenze, in collaborazione con ASL Toscana Centro, si affiancheranno anche professionisti del sistema sanitario, come dermatologi, dietisti e biologi, che accompagneranno i cittadini in una serie di iniziative dedicate alla prevenzione all'interno del punto vendita COP, per riuscire a intercettare e individuare precocemente alterazioni indicative della presenza di un tumore, permettendo così di intervenire tempestivamente. Al programma potranno partecipare tutti coloro che hanno già ricevuto l'invito a casa e che rientrano nel target di età definito per ogni tipologia di screening. Intendiamo aiutare in un punto in cui passano moltissime persone, che sono i nostri supermercati, a fare in modo che la popolazione si mantenga in salute, dando in questo anche un contributo al miglioramento della qualità della vita nei luoghi in cui siamo. Gli screening sono importanti, quando arriva la lettera della ASL è bene, diciamo, aderire, fare quello che si deve fare, perché così si tutela la salute dell'individuo, ma si aiuta anche il funzionamento più complessivo del sistema sanitario. Tra l'altro gli screening, ricordo, sono gratuiti.